23:31 i nostri aggiornamenti. Buonasera dalla TG1, ancora una tragedia al largo della Libia, 51 cadaveri nella stiva di un barcone, la drammatica scoperta quando una nave svedese ha tratto in salvo i sopravvissuti. Chi attacca i profughi è un vigliacco, ha detto oggi la cancelliera Angela Merkel visitando la cittadina dove neonazisti hanno attaccato un centro per rifugiati, ma anche per lei ci sono state contestazioni. Tagliare le tasse è giusto, ma in modo permanente, riducendo le spese, lo ha detto al meeting di Rimini il ministro dell'Economia, che ha confermato il piano di alleggerimento fiscale fino al 2018. Padoan ha messo l'accento sulla crescita, non ci piace quella da zero virgola, ha detto. Poi sulla Cina ha aggiunto, per ora non preoccupa, ma l'Europa deve contare di più su se stessa. Non si fermano le turbolenze sui mercati azionari, oggi grande volatilità e chiusura in rosso per le borse europee. Milano meno 0,81%, a pesare sempre la crisi cinese con i nuovi ribassi di Shanghai e Hong Kong. Wall Street chiude in forte rialzo, più 3,96%. Orrore in diretta negli Stati Uniti, un uomo uccide due giornalisti durante una trasmissione TV e mette le immagini su internet. Poi, braccato dalla polizia, si toglie la vita. Era un ex collega delle vittime. La Casa Bianca, troppa violenza da armi. Una settimana dopo il funerale show di Casa Monica, messa di suffragio nella chiesa del quartiere, grande lo spiegamento di forze dell'ordine, momenti di tensione tra parenti e giornalisti, e domani in Consiglio dei Ministri la relazione di Alfano sul Campidoglio. E chiudiamo con il calcio, la sfida per la Champions. Lazio travolta dal Bayer Leverkusen per 3-0. I tedeschi accedono alla fase a gironi del torneo e biancocelesti rimane l'Europa League. È tutto, noi ci vediamo più tardi con il TG1 della notte. Buon proseguimento di serata.